Scusate, siccome si avvicina l'ora dei saluti e siccome di solito le persone anziane sono quelle che vanno avanti, io invece vado all'incontrario, quindi passo la parola. Allora, io voglio leggere una poesia sull'amicizia, perché mi sento di considerarmi in mezzo ad amici e mi auguro che Lorella si sia sentita in mezzo a tanti amici. Allora, amico, lontano, infinito, senza limiti né muri, vita lontana, catena che rincuora, accarezzi senza sguardi, se un sorriso sbocciato all'improvviso, mio unico solco, e con te non mi perdo, in questo asfalto accantucciato. Facciamo concludere a lei e poi la comunicazione ai servizi. Posso fare una catartica? Breve. Una poesia catartica, brevissima. E dunque sembra che dica più o meno così. Avrei voluto conoscerti meglio. Avrei voluto fare lunghe passeggiate con te. Ma porca miseria, dopo 2 minuti me l'hai data. Dopo la finezza cinquecentesca. Non è una scaletta, questa è una scaletta. A chi lo dice? Io devo leggere una poesia che onestamente appena l'ho letta l'ho vista, perché la forza della poesia è questa. Come quando si legge un romanzo e si vede un film, in 4 parole tu vedi un luogo. E siccome io adoro il Sud America, lo adoro davvero, è uno dei miei sogni, tutto il Sud America. Leggere questa poesia mi gratifica moltissimo, e però ve la leggo poi, saluterò Lorella a modo mio. Sud America, il titolo. Sei una notte di stelle che stuzzica il cuore. Immagine languida, sognata, inventata. Una notte che ben conosce il giorno passato che prepara il cuscino per quello sperato. Una notte che invoca il profumo di mare che col suo lieve tepore è ruffiana d'amore. Voglio ringraziare Lorella per avermi dato l'opportunità di essere qui stasera. Sarei venuta anche zoppa, gliel'ho scritto, vengo anche in carrozzina, perché l'ultima volta sono mancata per motivi di lavoro. Vorrei ringraziare chi è stato qui stasera e Tiziana, che mi dà l'opportunità di andare avanti così, e tutti voi, e vorrei augurare a tutti di avere la gioia della vita, di ogni minuto della vita, di ogni profumo della vita, delle cose belle e brutte della vita di tutti i giorni, come fa Lorella e come lei fanno tanti, che noi pensiamo che la vita la vivano a metà, la vivono il doppio di noi, più consapevolmente, con maggior gioia e con maggiore intelligenza. Grazie, Lorella. Infatti, la puntata di oggi non è stata gusta la notizia, ma gusta la vita. Gusta la vita. Grazie a lei. No, è veramente l'ha fatta gustare anche a noi, per cui il nostro grazie, il mio personale, è tutto il nome di gusta, non è formale, è un grazie proprio fraterno di vera amicizia, se ci dai questo onore, Lorella, di essere dei amici, e ti ringraziamo veramente. Prima di affidare a lei la conclusione, leggerà la sua poesia, mi sembra la cosa più giusta, sono incaricato di fare una comunicazione di servizi, ricordare cioè che Gusta la notizia riprende mercoledì prossimo, 15 maggio 2013, e con il consueto orario delle ore 18, mi raccomando, questa era un'eccezione, e avrà per argomento la presentazione fatta da Paolo Pisani e con gli interventi del duo Ducoia, te lo dico io che siamo noi due, la sapiente regia
di Roberto e naturalmente il nostro Capricci che ci manda su YouTube, così YouTube. E aspetta, poi seguito eventualmente dallo stuolo delle sue discinte sette sorelle, ma anche se porta vestiti uguali, il grande Luciano Mazzini le sa sapientemente gestire. Allora l'argomento sarà la presentazione di un libro di un grossetano doc che è Davide Venni, il Cantastorie. Le dimore della memoria, ricordi e interrogativi di un Cantastorie. Ne daremo lettura, lo commenteremo e parleremo di cose varie. Come sempre, rigorosamente, senza alcuna logica, senza preparazione e facendo all'incontro, come sempre. Grazie a tutti e passo la parola a Lorella. Vi ringrazio, è stata un'emozione che poi vi provo attraverso le immagini, perché sono veramente talmente emozionata che non riesco a esprimerla, questa emozione. Mi avete dato l'opportunità appunto di partecipare anticipando la trasmissione, anticipando l'evento, quindi io concludo con una poesia che si chiama La gioia perfetta, a proposito di gioia, e poi vabbè, dolenti note, sappiate che con Jeroul, il primo libro, io non ho nessun diritto di autore, quindi le acquisto e tutti i diritti vanno all'editore. Con il secondo libro che ho edito attraverso la piattaforma del mio libro percepisco 16 centesimi. Ho fatto il Sirena Guerriglia, però un po' assomigliante a me, è piccolo da portare in tasca e metà ci sono delle poesie, 15 poesie e metà è vuoto, perché io voglio che ognuno di noi è una poesia, ognuno di noi è sognato, si è innamorato e ognuno di noi ha voglia di scrivere, magari la pensate e basta. Quindi questo libro metà per regalare agli altri con una penna qualcosa in tasca per appuntare. Dobbiamo ritrovare la poesia, perché è facile scrivere magari un romanzo inventato, ma mettere le proprie emozioni è qualcosa che senza le emozioni il mondo è piatto, non esiste uomo. E quindi La gioia perfetta è dedicata a voi in questo momento che ho vissuto con voi. La gioia perfetta. La gioia perfetta è nascosta tra fronte ondulate, cullata da ombre sfruscianti o mattate. A volte appare, accecante, illumina, irradia, iridata, travolge e scompare. Il cuore, accecato da tanta bellezza, all'oblio si inchina.